Benvenuti a Bistrò 2.0, una puntata ricca di video, di eventi che sono successi durante questa settimana, tutorial make-up fai da te e poi mi hanno detto una sorpresa per me e questa dovuta alle nostre ospiti. Ve le presento, Jessica Peacock, fashion blogger di A Peacock's Point, saluta. Buongiorno. E accanto a lei Lisa di Fashion Culture, che è ovviamente il suo fashion blog. Buon pomeriggio. Allora, loro mi hanno annunciato che c'era una sorpresa, non ho potuto vedere quello che hanno dato alla regia, perciò insomma io mi fido tantissimo. Siamo pieni di cose da far vedere, perciò andremo veloce. Io inizierei parlando di unghie. Ho trovato un altro tutorial veramente molto carino e anche divertente da fare. Ci vuole un po' perché ho provato a farlo e bisogna avere la pazienza di aspettare che si asciughi lo smalto perché va fatto in più riprese. Perciò io lo faccio vedere a tutti, compresa le fashion blogger, e vediamo chi la settimana prossima riuscirà a farlo. Vediamo il primo video. Allora, io stavo commentando con loro, l'unica indicazione che mi viene da dirvi è di far asciugare bene lo smalto, ma soprattutto di non fare degli strati troppo spessi di smalto, altrimenti quando si toglie lo strato di scotch viene via anche quello che c'è sotto, cosa che è successa a me ovviamente. Due o tre sono venute così fatte bene, però insomma c'è sempre il primo tentativo, al secondo si va. Vi piacciono? Molto. Molto sì. Mm? Sì. Pazienza, vediamo se ci riuscite. Parte tu la verde, sfida. Già lo so, lei fa la scala di verde, già lo so. Tu? Io in blu diciamo, mi tira molto il salmone. Una scala sempre cromatica. Mm-hmm. Perciò questa era una nostra proposta. Devo andare veloce perché oggi siamo pieni di cose, ragazzi, proprio. L'abbiamo anticipata anche sulla pagina Facebook, andatevela a vedere perché insomma vedete quello che vi aspetta oggi. Allora, un'altra cosa, ecco la qua, grazie regia, adesso vediamo. Allora, qua ci sono un po' di video di oggi. Questa era l'inaugurazione di ieri sera. Ci sono state anche le nostre fashion blogger. Fra un po' vi faremo vedere quello che è successo ieri sera da Fashion Factory a Lungomare di Pescara. È stata una serata bellissima e io ho un bel backstage, un lungo backstage da farvi vedere con un po' di anticipazioni per le tendenze primavera-estate da art director e make-up artist. Loro lo sanno perché c'erano. Nel frattempo invece facciamo un tuffo nella moda, ci spostiamo a Pineto e andiamo a trovare una boutique cara a Bistrò, insomma ci siamo stati già diverse volte e adesso vediamo la collezione estate perché ormai insomma c'è questa sorta di differenza tra primavera e estate, si va proprio a qualcosa di assolutamente corto, colorato. Siamo stati da Claudia di Graffio Trend Fashion, lo trovate anche su Facebook, la pagina dedicata esclusivamente al negozio, e sono molto bravi ad aggiornare continuamente gli arrivi con foto. Ci sono delle nuove collezioni che per la primavera estate insomma si sono aggiunte alle altre che già erano lì, molto colorate, le riconoscerete, e abbiamo anche due modelle che
hanno fatto una passeggiata dentro alla boutique e ci hanno fatto vedere diverse proposte, ognuna a suo modo, dalle tonalità più dolci come il salmone, il corallo, a quelle veramente di tutti i colori che sono tipicamente estive. Perciò mettetevi comodi e ci vediamo il video di Graffio Trend Fashion. Vediamo. Noi stavamo commentando in studio tutti, insomma, gli abiti che ci sono, diciamo, tantissime cose veramente belle. Tra l'altro, la linea, quella assolutamente colorata, è una linea molto famosa. Loro l'hanno presa, credo, proprio per la primavera-estate, perché quando ci siamo stati prima ancora non c'era. E devo dire che quello è un po' un cambiamento di stile, perché non è facile indossare tutti i colori, ma è molto, ci sono delle forme talmente belle e armoniche di quella marca che, devo dire, io vado molto in confusione con i colori, troppi colori, e invece veramente stanno bene e non devi avere il problema dei capelli scuri, dei capelli chiari, comunque è qualcosa che si può indossare sempre. L'unico problema, sai dove si pone? Le scarpe. Eh già. Un sacco di gente non sa effettivamente che colore scegliere. Ed ecco perché ci sono le fashion blogger in studio. Come si fa quando hai tanti colori in un vestito? Come si sceglie scarpe e borsa? Ci scrivete. Ci scrivete. Ovviamente.
No, si sceglie di abbinare scarpe e borsa a parte? Oppure si sceglie un colore neutro, diciamo, si va su un beige se poi è anche il colore prevalente della fantasia, oppure si va su un nero che non si sbaglia quasi mai. Si usa per la sera tutto un insieme di colori? O è più mattina-pomeriggio? Allora, mattina e pomeriggio è più indicato. Però se si tratta di un vestito lungo, soprattutto un chiffon, una seta, va benissimo anche la sera, perché quest'anno le fantasie multicolor sono comunque di tendenza. L'importante, ecco, è non usare molto con gli accessori. Ecco, quello ti stavo per chiedere, con gli accessori come ci si comporta quando si ha, non so, delle stampe molto colorate e quindi qualcosa che è già vistoso? Io penso che per gli accessori ci si possa giocare in maniera, diciamo, con i colori neutri del metallo, quindi magari scegliere un bell'accessorio d'artigianato d'argento piuttosto che qualcosa di minimal, anche insomma dorato, però che sia veramente minimal, cioè evitate di aggiungere fiori a quella meraviglia di fiori che poi sono gli abiti della marca, che non possiamo dire, ma abbiamo capito tutti qual è. Ecco, un'altra cosa importante da dire di Graffio: si trova a Pineto, avete visto, si trova davanti a una chiesa, insomma, quindi è assolutamente riconoscibile perché è al centro di Pineto, e c'è un trattamento particolare per le telespettatrici di Bistro 2.0, noi ci siamo state e devo dire, avete visto, ci sono anche gli accessori all'interno del negozio e quello è un modo per fare un total look, perché veramente non è facile, ad esempio nel momento in cui ci si trova ad avere tanti colori, ma anche la difficoltà di abbinare, vedo Jessica oggi, un azzurro con un abito, perché ovviamente il punto di azzurro, il punto di verde, questo color salmone è splendido, stavamo dicendo proprio alla regia che questo abito che si vede ora veramente ci ha incantato a tutte, perché è il colore assolutamente di quest'anno, delicato, e qui ad esempio con un salmone tu che scarpe indosseresti? Ma io anche, beh, come quelle che indossa Jessica, un bel sandalo, anche un sandalo gioiello, perché no, in fondo il vestito è monocolore, quindi va benissimo un sandalo gioiello con qualche pietra o semplicemente uno strass. Questa è la suola delle scarpe di Jessica, è bella anche la suola, il suo perché. No, nel senso che Jessica ovviamente oggi aveva 2/3 colori e è andata sul neutro per le scarpe. Beh, vedi, abbiamo speso tanti soldi per farti studiare, ma dai frutti. Grazie. Brava Jessica. E la collana, vedi che poi Jessica ha un solo accessorio, una collana importante, niente bracciali, niente orecchini. Io metto sempre un accessorio solo e lo dico sempre a Matino 6, a Bassali, a Bajour, nel senso che uno basta e avanza, soprattutto se è importante. E anche Lisa oggi ha soltanto un bel bracciale, perché ovviamente se c'è un accessorio importante e vistoso, come può essere un anello molto grande, mi vengono in mente insomma quelli che sono veramente ciccioni da vedere, non si possono mettere tantissimi anelli, perché a quel punto distogli l'attenzione e fa un po' confusione. Ad esempio degli orecchini molto importanti, mi viene in mente quelli che hanno insomma dei pendenti belli vistosi. Collana? No, ovviamente no. Giù. Bracciale? Il bracciale sì, abbastanza, però lontano, c'è abbastanza spazio. Sì, c'è spazio, però l'anello poi no. No, cioè, tutte queste cose insieme no, quindi soltanto una cosa. Perciò insomma andatelo a visitare, perché poi questi sono nuovi arrivi, siamo a giugno finalmente, forse il meteo dice che possiamo concederci vestiti corti, una bella tintarella, anche perché questi colori con la con l'abbronzatura sono il massimo. Perciò in attesa di poter prendere di colore, uno intanto si lancia sui colori degli abiti, giusto? Assolutamente. Insomma, noi abbiamo notato, vabbè, ci sono tantissime marche, però anche il gusto di saper scegliere cosa tenere all'interno di un negozio, io quello lo dico sempre per quanto riguarda Claudia, perché devo dire non c'è niente di eccessivo e lei ha la capacità di consigliare la ragazza giovane che può permettersi uno shorts con sopra una magliettina, perché comunque ci sta l'età, la bellezza, e sa consigliare tantissime signore che vanno da lei e veramente osano. Devo dire che questa è una cosa positiva, delle donne che... Secondo me la grandissima caratteristica che proprio caratterizza Graffio è l'assortimento,
perché ha veramente tantissime belle cose, ma ne ha tante di diverse. Sì, tutti stili diversi. Stili diversi, e questo secondo me è proprio il suo valore aggiunto. E continua comunque ad aggiornarsi, quello che dicevamo, quest'ultima marca così tanto colorata è una new entry, non è che abbia tolto qualcosa, ha aggiunto e continua ad aggiungere, perciò è veramente per tutti i gusti. E ci vuole un po', quando entri passa velocemente il tempo, perché ci sono tante cose da vedere, fare abbinamenti e uscire con un total look, come abbiamo visto insomma nel caso delle ragazze che abbiamo ripreso. Perciò le mandiamo un saluto a Claudia di Graffio, e ricordate c'è la sua pagina Facebook, si chiama Graffio Trend Fashion, e pubblicano continuamente foto, aggiornamenti, offerte, tutto quello che c'è. Perciò insomma buttate un occhio, perché ve lo consigliamo. A questo punto noi andiamo avanti, perché oggi le fashion blogger sono venute quasi minacciose, perché io le avevo regalato loro l'altra settimana e anche quella prima un po' di trucchi che tu indossi adesso. Sì. E perché Lisa adesso ha l'ombretto che le ho dato l'altra settimana. Lei ama il verde, perciò insomma le abbiamo dato il verde. Però abbiamo fatto qualcosa di nuovo questa settimana. Ho prodotto ancora. Allora, abbiamo fatto vedere, eccolo qua, no, facciamo vedere gli occhi di Lisa, che sono abbinati al bracciale, capisci? E anche alle scarpe, se riusciamo. Fate vedere l'ombretto, ce la facciamo, un attimo. Man at work, chiudi. Ta-dan! Ah, mi dici un attimo la durata di questi ombretti, come l'hai trovato? Guarda, io l'ho trovata buona, perché comunque si stendono molto bene, devo dire, rispetto ad altre polveri è anche facile l'applicazione, quindi non cadono molto, e quello è importante perché di solito poi macchiano la base che uno ha già fatto nel trucco, e comunque una serata è... durano perfettamente, quindi grazie. Perché Francesca, in genere in polvere non li compra nessuno, però devo dire che questi io li ho provati appena li ho fatti. È più facile disegnare quando ci si ha in polvere, nel senso che quando tu devi fare un look particolare è più facile, si gestisce meglio anche la quantità di colore di volta in volta. Tu l'hai provato anche a bagnarli? Si può fare tutte e due, perché comunque l'importante è quando uno vuole fare l'effetto bagnato, ha cambiato colore ovviamente. Sì, un pochino. Esatto, e quello è proprio l'effetto bagnato, però deve essere un ossido puro. Se voi comprate degli ombretti e poi provate a bagnarli, alcuni non scriveranno assolutamente. Non coloreranno per niente, perché lì è questione del principio fondamentale, che nel vostro caso era l'amica, perché voi avete vi ho regalato delle sfumature, quindi dei colori più chiari. Per quanto riguarda i colori primari, si tratta di ossidi minerali. Le miche sono una ulteriore lavorazione che tende alla sfumatura, dalla quale parti poi per ottenere altre mille sfumature. Nel caso di Lisa avevo realizzato un bianco pastello verde per l'interno dell'occhio. Sì. E un verde molto acido per l'esterno. Sì. Perciò le miche sono quelle che in particolare hanno più sfumature. Ma adesso passiamo a un altro capitolo dei nostri video tutorial, perché se abbiamo fatto il lip gloss, se abbiamo fatto gli ombretti, adesso mancava un pezzo da 90. Un rossetto. Un rossetto, il lipstick, ovvero il rossetto stick. La differenza qual è? Che soprattutto andando verso il periodo estivo, verso il caldo, il rossetto è più utile, perché comunque ha una tenuta migliore e rimane lì dov'è, perché ovviamente con il caldo si dilatano i materiali, perciò potrebbe anche uscire dai bordi, che si può dire. Perciò con quello, poi ovviamente va accompagnato sempre da una matita, perché per riuscire a disegnare bene i contorni. In questo caso il procedimento è molto molto veloce rispetto alla produzione di lip gloss o di ombretti, ma serve qualche altro attrezzo in più. Perciò aumenta il laboratorio chimico dentro casa mia, continuo a comprare cose, però il risultato è spettacolare. Perciò adesso vi prendete carta e penna, ci sono tutti gli ingredienti, tutte le quantità, e vi vedete come produrre con le vostre mani un lipstick. Vediamo. Benvenuti a tutti gli appassionati di make-up. Oggi vedremo come realizzare un lipstick con le nostre mani. Occorrente: olio di riso, cera d'api, cera candelilla, cera di carnauba, olio di ricino, mica del colore che preferiamo per il nostro rossetto,
tocoferolo, cioè vitamina E, e un aroma, in questo caso ho scelto quella alla fragola. Una bilancia di precisione, un grinder, ovvero il miscelatore elettrico, un contenitore vuoto per il nostro lipstick, diossido di titanio. In questo caso possiamo direttamente miscelare le nostre polveri all'interno del contenitore del grinder di plastica trasparente e anche molto leggero. Diossido di titanio serve per la consistenza del nostro lipstick, quantità 0,2 grammi. La mica del colore che preferiamo, in questo caso ho preso un rosa fluo, 0,8 grammi. A questo punto avvitiamo il nostro grinder, cercando di chiuderlo bene per non fare fuoriuscire le polveri, lo accendiamo e lo lasciamo miscelare. Una volta finito, lo svitiamo . Controlliamo che siano ben miscelati il bianco e il colore della nostra mica, lo proviamo sul palmo della nostra mano e voilà! Per quanto riguarda i liquidi e gli oli, prendiamo un becherino di plastica leggero, in questo caso ho preso un dosatore in gocce, e con l'olio di ricino, 2,3 grammi, iniziamo a preparare la base del lipstick. Dell'olio di riso invece 0,6 grammi. La cera di carnauba 0,2 grammi. Come potete vedere sono delle gocce e nel caso specifico questa pesa già 0,2. La cera di carnauba si presenta invece quasi in polvere, quindi veramente piccola e sottile. E dovrete pesarla bene perché 0,15 grammi. E adesso la cera d'api che serve a dare consistenza e compattezza al nostro rossetto, 0,3 grammi. Travasate tutto in un bicchiere di vetro perché anche in questo caso dovremo portarlo a ebollizione per cercare di fondere perfettamente olio e cere. Controllate che si sciolga bene ogni piccolo frammento di cera. Nel frattempo prendete l'olio di ricino in questo caso e con uno stampo per lipstick, come vedete qua, cercate di ungerlo al suo interno per fare in modo che poi, insomma, il nostro rossetto solidificato riesca a staccarsi senza rompersi. A questo punto, sciolto tutto il contenuto, versiamo la mica colorata al suo interno e mescoliamo bene per cercare di rendere al massimo il colore del nostro lipstick, quindi ben omogeneo, senza vedere più separato l'olio dalla mica. Lo controlliamo sulla nostra mano per vedere la consistenza e lo versiamo all'interno del nostro stampo per rossetti. Lo mettiamo in congelatore e dopo qualche minuto controlliamo la consistenza, è solido e vediamo anche che tipo di copertura ha il nostro lipstick. In questo caso potete vedere, insomma, una bella consistenza non troppo coprente. Ecco qua, solidificato, e questa è la perfetta forma del rossetto che andremo a mettere all'interno del contenitore vuoto. Capito che roba? È perfetto, signori, guardate la mano, aspetta, dov'è la telecamera? Qua, ecco, tadan, è questo. Adesso lo diamo anche alle fashion blogger.
che sono rimaste senza parole, non capisco. Guarda la solidità di questo rossetto. È matte. È matte. Poi quello dipende ovviamente da altre percentuali. Comunque sia, nel caso di quello fucsia del video, che poi lo indossavo ieri sera, è molto più luminoso. Lì è l'amica che fa da padrona, nel senso che è la polvere iniziale. Perciò voi ve lo riguardate con calma, tanto stasera verrà caricata la puntata su YouTube, noi la condivideremo sulla pagina Facebook e da lì vi sbizzarrete. Sono pochi gli ingredienti per farlo. Tra l'altro avete visto che alcune cose le trovate proprio al supermercato o in farmacia, non è complicato. E lo stampo per rossetto è rivoluzionario. In alternativa si può fare che una volta preso lo stampo di un il contenitore di un rossetto finito, oppure se non vi piace lo svuotate come ho fatto io, lo versate direttamente dentro mandandolo tutto giù come se fosse pieno, in modo tale che può arrivare fino all'orlo, lo mettete in congelatore, dopo un po' controllate. Ovviamente poi per fare la punta rotonda dovrete usarlo un po', in quel caso invece con lo stampo già viene la punta rotonda ed è più facile da applicare. Vi do il tappo perché sennò Lisa rimane tutta la puntata così, io mi scordo ogni tanto che vi lascio gli accessori. Perciò insomma è il divertimento assoluto, i colori ve li scegliete, in quel caso era un colore puro, ma visto che va tantissimo il rosa fluo, io l'ho lasciato proprio in quel modo, si può andare sul più chiaro più scuro, questo in particolare è un rosso vivo color geranio matte. E ci sta bene anche questo, perché ovviamente poi l'estate succede che te lo vuoi mettere, Vico, che non c'è lo specchio, sai che fai, che fine potresti fare? No, non riesco a tirarlo. Non ti preoccupare, okay. Dopo lo dirò ora Jessica, io veramente. Allora, a questo punto, non so, è molto lunga quello che dovete farmi di sorpresa? Se no lo faccio più tardi? No, non è molto lungo. Lo vogliamo far vedere? Cambiamo la scaletta, regia. Io sono curiosa di vedere che cosa hanno preparato le nostre blogger. Quindi mandatelo voi, dai, annunciate. Vai. Allora, per ringraziare Francesca, che sono già 2-3 puntate che ci omaggia dei trucchi fatti in casa, quindi tutti i trucchi naturali. Che le uso come cavie. Ci usa come cavie, sì. Io e Jessica abbiamo deciso di farle un piccolo regalino e quindi abbiamo provato per bene i trucchi che ci ha regalato e ci siamo fatte truccare con questi. E ci abbiamo un video? Abbiamo un video. E allora ce lo vediamo. Would bounce away all night. She's bound to run a mark. Invested enough in it anyhow. To each his own. The garden needs thought now. She curls her lips on the brow. And I don't know if I'm dead or not. And so
Io sono commossa da tutto questo lavoro per farmi la sorpresa. Allora, dovete sapere che queste due ieri poi dovevano venire con me all'inaugurazione e a un certo punto le ho chiamate per informarle che stavano caricando le macchine sul lungomare come atto di generosità e allora erano ancora a fare una cosa che non mi potevano dire. Intanto ringraziamo e salutiamo tutte le ragazze dello staff di Pan di Zucchero che si sono prestate. Io le ringrazio, è veramente belle. E loro ieri sera erano tutte truccate bene, adesso ho capito perché. Capito? Trate siamo belle. Curve, mica. Non le pazzetà. Perciò le ringraziamo tantissimo e devo dire, insomma, infatti ieri mi hanno detto questi sono i tuoi trucchi, ho detto oh, come si truccano bene queste ragazze. Invece no, non era non la vostra era mano. Nostra. Comunque lei oggi ci ha riprovato, secondo me, perché tra ieri e oggi vedo che c'è una somiglianza. Un pochino, però. Anche Jessica. Io qualcosa, ho cercato di riallungare l'occhio come ha fatto Pina, che ci ha truccato, che è stata bravissima e che ringraziamo ancora, non finiremo mai, perché siamo uscite io e Lisa proprio rinvigorite da una giornata di lavoro, non c'è niente di meglio che poi vedersi belle rinate attraverso un make-up. E poi non era finita la giornata, voglia quanto è andata avanti. C'era la parte migliore. C'era la parte migliore, fra un po' ci arriviamo all'inaugurazione di Fashion Factory, ci sono un sacco di video perché è stata... c'è stato tutto un backstage che ho seguito per vedere come lavoravano gli art director e i make up artist, perché loro si sono portati tutti per questa inaugurazione. È stata curata nel dettaglio, è stata veramente una sorpresa sotto tanti punti di vista, perciò nel frattempo noi ricordiamo insomma che per quanto riguarda le ricette, e chiamiamole ricette, per realizzare i make-up con le vostre mani, le trovate tutti nelle puntate. Oggi c'è quello del lipstick che abbiamo portato in trasmissione. Nel frattempo io ho chiesto a Lisa e a Jessica cosa aveva detto Pina di questo make-up. Perciò io dico, ha ragione su tutta la linea, devo fare due modifiche fondamentali, però insomma, detto da una truccatrice è una soddisfazione, anche perché per quanto riguarda l'estate poi ti stai sporcando tutta Jessica, che bello, che gira l'altra carina. Mano, ma che bello quei trucchi, le ragazze fanno così, di là sei tutta sotto, quell'altra, quella quei trucchi, di là girala, il rossetto che cos'è? Sì. Adesso tocca tutto quanto. Pubblicità! E allora noi mandiamo la pubblicità e poi tornate, vi mettete calmi, seduti e vi guardate tutto il backstage dell'inaugurazione di ieri sera. Tra poco con Bistrò. Seconda parte di Bistrò 2.0. Adesso andiamo a vedere cosa è successo ieri sera. Andiamo sulla pagina Facebook, vi faccio vedere un po' di cose. Partiamo da qui. Questo era l'invito per Fashion Factory, quindi new opening 5 giugno. Ah, l'avevamo detto, lungomare Matteotti, zona assolutamente centrale, di fronte al mare, perciò bellissimo anche insomma tutto quello che era intorno. È stata una serata veramente riuscita, ma al cardiopalma, e poi capirete perché. E qua vi faccio vedere, ho fatto un po' di backstage, lui è un make-up artist della TG e ha truccato le ragazze che ovviamente sono state proposte al pubblico in pieno stile TG e Catwalk, vedrete dei look molto particolari, veramente belli e accattivanti. E questo qui invece, se ci riesco, e lui invece è il direttore artistico della TG che è arrivato per questa inaugurazione con grandissimo estro, creatività. Io mi sono divertita a guardare insomma tutte le creazioni, a guardare anche come nasceva l'idea di un mood quando li realizzava, chiedeva il vestito alla ragazza per capire, vedeva che stile era insomma come carattere e da lì li creava. Dopodiché guardate qua un tuffo nel make-up, che bello. Un trolley intero di trucchi. Quando io ho visto arrivare il make-up artist ho detto ah vabbè, arriva dall'albergo, ecco perché ha il trolley. Invece no, poi l'ha aperto per terra e erano solo trucchi, era enorme. Va bene, invidiamolo. E queste sono alcune creazioni di ragazze che hanno sfilato. Allora, ho diviso in due filmati l'inaugurazione di ieri sera. Per la prima ringrazio Jessica Peacock, che è stata assolutamente indispensabile perché mi ha aiutato per le interviste, perché avevamo musica a alti volumi, gente da tutte le parti, non riuscivamo neanche a trovarci fra di noi.
Perciò abbiamo realizzato un'intervista direttamente al direttore artistico di Tigi, make-up artist, e poi a lui, Alessandro, di Fashion Factory, ovvero sarà, insomma, lo vedrete all'opera, lui ha inaugurato il suo nuovo locale, c'era tutto il suo staff, noi siamo riusciti a strappargli un'intervista nonostante l'emozione, perché comunque è stato veramente bello come momento e il pubblico non, insomma, è dovuto stare anche fuori dal locale perché dentro non c'entravano. Un po' di sorprese poi però le vedremo nella seconda parte, nel secondo filmato, perché poi le cose non riescono mai come uno vorrebbe, perciò è stata un'inaugurazione al Cardiopalma, però capirete dopo perché. Adesso ci vediamo l'intervista che annuncia quali sarebbero stati i mood della sfilata, l'idea, lo stile, e poi sentirete un po' di sottofondo per capire un po' il pubblico che c'era ieri sera. Vediamo il video di Fashion Factory. Ok, salve a tutti, il mio nome è Marco Iafrate, direttore artistico per Tigi. Benvenuti, ovviamente Fashion Factory per noi è uno degli, diciamo, degli amici, tra virgolette, nel senso che abbiamo fatto delle collaborazioni stasera, come possiamo vedere nei look che abbiamo creato. Abbiamo usato un'influenza che è quella del Bohemian, abbiamo usato degli intrecci con una tessitura leggermente trasandata, proprio per creare quell'effetto un po' florale che possiamo vedere nella primavera estate del 2013, ovvero adesso. Nell'altro look che abbiamo creato abbiamo creato un intreccio che viene un po' dalla sfilata che abbiamo creato per Antonio Marras, in cui abbiamo un effetto molto, sempre l'effetto un po' bohemian, però abbiamo dato un tocco di ondulatura. Ciao, sono Massimo Palasciano, regional educator e make-up artist per Tigi. Per me è un piacere essere qui da Alessandro, Fashion Factory, perché per noi è un'enorme soddisfazione vedere i nostri clienti in piena crescita. Per noi è un nostro punto di riferimento sulla città di Pescara. Per quanto riguarda i mood che abbiamo realizzato, si è mantenuto quello che era il mood legato ai nostri brand, soprattutto quelli che sono Bedette, Catwalk, quindi sono per noi dei punti di forza. Ci siamo attenuti a quelle che sono state un po' le esperienze fatte nella Fashion Week, quindi dei mood legati a quello che effettivamente è il Bohemian, un look che va a dare sicuramente ispirazione alla primavera estate, soprattutto nei colori, ma anche per quello che può essere un ritorno e una conferma ulteriore di quello che può essere delle labbra decise però con naturalezza, quindi non un qualcosa di deciso forte che ci sta, però che va a identificare una personalità di ogni donna. Volevo ringraziare tutti per essere qui presenti all'inaugurazione di Fashion Factory. Un ringraziamento particolare va a Marco Iafrate e Massimo Palasciano della Tigi. Che devo dire? Spero che vi piaccia. Vi aspetto tutti qui sul lungomare Matteotti 111. Grazie. No, non so se avete capito, insomma, partiamo dal direttore artistico che ha detto che ha proposto quello che avevano fatto loro per Antonio Marras sulle passerelle. Io ho due fashion blogger, perciò vi chiedo, parlatene. Cosa aveva preparato Antonio Marras? Aveva preparato dei raccolti dall'ispirazione quasi, diciamo, un oriental bohemian chic, perché erano raccolti ma erano molto ondulati e morbidi, delle pettinature molto molto fini, aggraziate, che c'entravano benissimo la collezione, quindi molto bravi. E il trucco? Il trucco molto molto simile, e d'altronde è evidente la mano esperta, questo è indubbio, perché con un attimo è riuscito comunque a cambiare un semplice ombretto di un blu scuro e con una sfumatura iridescente
veramente degli esperti e soprattutto dei creativi, ecco, perché in fondo è la creatività, quello ci ha stupito, quello che conta. Delle acconciature particolarissime abbinate anche a dei trucchi particolarissimi, perché poi le due cose non devono mai stonare. E Jessica diceva, una pettinatura particolare deve abbinarsi a quel tipo di abito per la passerella, ma non è facile, perché poi ovviamente la passerella non è tutta dello stesso stile, ovviamente è un'intera collezione, perciò non è facilissimo. Devo dire che la lavorazione è stata veramente scusate, sto morendo. La lavorazione è stata complicata, nel senso che ci sono stati tanti passaggi, ma Alessandro ci ha tenuto e mi ha anche un po' rimproverato. Ma cosa hai detto tu che io metto lo zucchero nei capelli? Vi ricordate l'altra settimana? Allora ha voluto sottolineare il fatto che fosse polvere di zucchero, che è un'intera linea di prodotti. Ho detto, per me poco cambia, per gli addetti ai lavori sì. Però lo vedrete all'opera, perché la utilizzerà anche in queste acconciature. Vedrete proprio la trasformazione di queste ragazze dal trucco a una messa in piega che ha parte dal frisé e diventa qualcosa assolutamente di inaspettato. Abbinato poi a un trucco che davvero, davvero era un incanto, devo dire che era da passerella, da red carpet, insomma è veramente adatta alla serata. Vedrete anche cosa aveva preparato Alessandro per la serata a livello di console, una particolarità incredibile. Noi siamo rimaste tutte abbastanza sconcertate dal vedere un abbinamento rock chic, lo possiamo dire che era rock chic? Assolutamente. Vedrete nella console, insomma, chi c'era. Vedrete anche quante persone sono andate ad abbracciare e baciare Alessandro e Christian, perché si è visto tanto affetto nei loro confronti e devo dire fa piacere vedere, insomma, loro arrivavano a questo risultato dopo 18 anni. Come ci aveva spiegato nell'intervista Alessandro, 18 anni, un grande passo, un ambiente completamente diverso, molto molto grande e uno stile assolutamente moderno, come si dice, minimalista, bello, fatto di trasparenze, di specchi, di vetri. A però me è piaciuto chic. Molto chic. Le poltroncine lavatesta sono qualcosa di bellissime, sono veramente belle. Però c'è stato un problema, perché io sono andata lì a fare il backstage e io sono andata presto, sono andata verso le 6. Non è che fosse proprio tutto pronto alle 6, perciò io ho montato un video per far vedere cosa sono riusciti a fare da Fashion Factory dalle 6 all'ora dell'inaugurazione. Perciò vi mettete comodi e vedete cosa c'è dietro a un'inaugurazione per la pace di Alessandro, che ha rischiato un infarto da una settimana prima, ma ieri proprio sicuramente, insomma, ha avuto le palpitazioni. Vedrete tutta la lavorazione, perciò vi mettete comodi e vedete il video delle immagini dell'inaugurazione di Fashion Factory a Pescara. Vediamo. I know you.
enough to tear your ass too. Swag on them even when you drag casual. I mean, it's almost unbearable. In 100 years, not there would I pull a far side, let you pay me back. Nothing like your leg guy, he too square for you. He don't smack that ass and pull your hair like that. So I jail-watch and wait for you to salute and chew dip pimp. Not many women can refuse dip pimp. And I'm a nice guy, but don't get it confused. A sfumare. E allora, insomma, questa è stata una serata al Cardiopalma, ore 18, quella era la situazione, ore 20 e 30 è iniziato, poi da lì è stata una festa lunghissima per tutta la notte, e avete visto quante persone, ma la cosa che io ho notato che veramente mi ha fatto piacere è che il primo abbraccio, dopo l'applauso, dopo insomma l'uscita di Alessandro e Cristian, è stato proprio l'abbraccio tra Alessandro e Cristian, perché per loro era stata una faticata il trasferimento da un negozio all'altro, tutto fino all'ultimo momento non era pronto, e poi insomma un abbraccio distensivo, ce l'abbiamo fatta, e tantissime persone che sono andate a congratularsi, devo dire veramente tanto affetto rivolto a loro, che sono veramente delle persone eccezionali, ci si sta bene, e poi delle pettinature veramente belle, e da lì si spiega perché insomma il direttore artistico si occupa anche delle passerelle di alta moda, eh? E anche il truccatore, perché devo dire che è anche complicato cambiare trucco tra una ragazza e l'altra, e lui ha fatto due look assolutamente diversi uno dall'altro. Poi avete visto, c'era anche un'immagine di una cera dopo la polvere di zucchero che Alessandro metteva un uomo a un modello, fatta proprio a stick, e devo dire che quello che a me colpisce, poi non sono abituata insomma a usare né cere né gel, è che i capelli sembrano davvero appena lavati, non si vede che hanno qualcosa per tenere, perciò c'è sempre questo effetto naturale. E ad esempio anche per l'acconciatura, io la chiamo afro, nel senso il frisé che poi diventa voluminosissimo in alto, ha usato anche in quel caso la polvere di zucchero. Voi la conoscevate questa cosa? Allora, io conosco, sono stata da Alessandro, quindi ho provato in prima persona la cera, e devo dire che l'effetto è molto bello, perché è naturale e comunque non è appiccicoso, diciamo, perché molto spesso quello è il problema proprio delle cere o di alcuni tipi di gel. E poi i capelli sono puliti comunque, non si vede? Sporca. No, assolutamente, però rimane proprio in piega perfetta. Sì, senza avere il terrore di mettere mani nei capelli e poi non riuscire a tirarle più giù. Per... Ecco, questa è la polvere di zucchero, vedi lui come gli piaceva dire, vedi che cos'è? E qua infatti lo sta mettendo, questa acconciatura ce n'è voluto un po' a tirarla su fino a quel punto, perché ci ha lavorato tanto. Qui penso che si riferisse a Marras, rimettiamo l'immagine che andava delle trecce, che ha fatto due trecce, una che da davanti andava fino a dietro la nuca e una che dalla nuca arrivava davanti. Poi le ha in qualche modo fissate e c'era proprio un bellissimo effetto. Devo dire che fanno veramente con passione il loro lavoro, perché anche quando arrivavano altre ragazze c'era ancora da fare lavoro e mancava poco l'inaugurazione, non è che non si perdesse d'animo, pensava proprio a con passione a cosa fare per realizzare un altro look ancora inaspettato, e quello è molto bello. Poi avete visto, i locali sono molto grandi, luminosi, belli, veramente belli, ha fatto davvero un'ottima scelta. E vedete il violino, lui alla console aveva un DJ e una violinista che
hanno creato davvero un'atmosfera magica, tutti a guardare dice: ma che cos'è, un violino quello? Ebbene sì, hanno suonato dal vivo ed è stato un bellissimo spettacolo sotto tutti i punti di vista, di location, di modelli, e qua l'applauso che si sono presi tutti e due con tutto il pubblico fuori. Devo dire, siamo stati benissimo. Ringrazio Francesca Nardelli che era con noi, l'abbiamo vista nelle immagini, è stata anche ospite a Bistrò. E voi due? Noi due anche c'eravamo, come no? La Peacock, non so se avete visto come era vestita per abbinare il blu dell'ombretto. Avevi l'acconciatura alla Olivia fatta con? Con la ciambellina di cui abbiamo parlato qualche puntata fa. Sono andata a comprarla, solo che con i capelli lunghi non andava molto bene, perciò l'ho tagliati. E con l'occasione sono riuscita ad... Cosa hai tagliato? I capelli. I tuoi? Sì. Per farli andare sulla ciambellina li hai tagliati? L'ho tagliati perché dovevo tagliarli e mi sono trovata molto meglio adattandoli alla ciambellina. E poi il riferimento a Fashion Factory, cioè, che dire, questo video diciamo che dice tutto. Se in 2 ore e mezza riescono a preparare un locale, figuratevi cosa possono fare con 40 minuti sui vostri capelli. Sì, sì. Quindi fiducia. No, poi Lisa c'è andata, insomma, e ha visto, e loro, devo dire, hanno avuto veramente un grande appoggio, perché tantissime persone, ma l'affetto che hanno dimostrato, cioè, si vedeva, e qua loro erano tutti preoccupati perché volevano la perfezione assoluta da tutti i punti di vista, perciò hanno lavorato senza fermarsi e è riuscito tutto molto bene. Ma anche bella la scelta, insomma, della console, che è particolarissimo, perché poi, cioè, sono tante le cose che restano in mente di una serata come questa, no? E perciò è stata un'attenzione a tutti i dettagli, devo dire. Poi lui mi tirerà le orecchie perché ho fatto vedere come stava il locale, però lo dovevo far vedere perché ho detto: se io lo racconto non ci crede nessuno, lo riprendo, che così mi devono credere per forza. Noi mandiamo un bacio grandissimo e un enorme in bocca al lupo a Cristian e ad Alessandro, perché insomma devono continuare assolutamente, qua si stavano divertendo, dopo la tensione si balla, si canta, hanno festeggiato, hanno brindato ed è stata una consacrazione per un lavoro che ha portato avanti in anni. Quelli erano clienti, insomma, portati avanti in un bel po' di tempo, come hanno detto anche il direttore artistico, che dice: a noi piace vedere crescere i nostri clienti, perciò siamo venuti con grande orgoglio qui a Pescara, che per noi è un punto importante. Adesso, messo da parte Fashion Factory, fatti gli auguri, quindi andatelo a vedere, Lungomare Matteotti 111, per chi ancora non l'avesse visto nella nuova sede, né lo conoscesse, non ve lo potete perdere. Adesso parliamo di Bonton, perché se Dio vuole, sabato e domenica sarà bel tempo, ci sarà il sole. Cosa fare a giugno se c'è il sole? A Pescara, città di mare? Andiamo in spiaggia? Si va al mare. Ma prima di entrare in spiaggia dovete assolutamente ricordarvi che anche in spiaggia c'è un'etichetta da seguire, e ci pensa Jessica Peacock a ricordarci i punti. Andiamo. Grazie. Allora, sì, ricordiamo, diciamo, i tre punti che vi ho esposto la puntata scorsa. Oggi, diciamo, esaminiamo il primo punto, quello che, diciamo, ci ha fatto più sorridere nella scorsa puntata, perché appunto la prima regola è rispettare gli altri. La spiaggia è un luogo condiviso da tutti, per cui la prima cosa è prendersi il proprio spazio, ma concedere anche agli altri insomma il benessere, il beneficio di sfruttare il loro. Ho scritto: l'educazione è alla base dell'eleganza. Infatti la prima cosa, insomma, se volete essere delle signorine ben educate e volete farvi notare per le vostre qualità positive in spiaggia, è appunto iniziare a rispettare gli altri. Come si rispetta diciamo la libertà e, insomma, dell'ombrellone vicino? Esatto. Allora, io direi, al primo posto, evitare gli schiamazzi. Quanto è brutto arrivare in spiaggia e sentire la vicina dell'ombrellone che magari parla al telefono ad alta voce, oppure conversa animatamente con le proprie coinquiline di ombrellone, magari anche in dialetto. Cioè, voi evitatelo assolutamente. Posso aggiungere una cosa? Prego. E anche di mettere delle radio senza cuffie a tutto volume, visto e considerato che magari quello vicino non vuole sentire la vostra musica a quel tono, virgola. Vai. Era proprio il secondo punto. Ah, scusa. Ti è successo anche a te? Sì, è successo anche a me, lo trovo abbastanza sgradevole, perché se l'uomo ha inventato il lettore MP3, ci sarà un motivo, usatelo in spiaggia, le cuffie. Dopodiché avvertire i vicini di ombrellone se state
organizzando per esempio un sangria party o una festa in spiaggia, sia per permettere loro di organizzarsi, ovvero loro devono avere la libertà di decidere anche di non venire al mare per evitare magari il fracasso, soprattutto se ci sono bambini piccoli, oppure li avvertite, così insomma se fate un po' di fracasso non succede niente, perché è buona norma insomma dirlo prima ai, anzi magari con la scusa li invitate anche e siete comunque eleganti e carini. Dopodiché, che dire, evitare, come ho detto anche l'altra volta, però lo metto nel primo punto perché è una questione di rispetto, rispettare gli altri attraverso un abbigliamento consono. Che cosa vuol dire? Se ci sono dei bambini, se ci sono magari delle persone che, non lo so, per particolarmente sensibili, evitate di esporvi tantissimo al sole, nel senso che attirare l'attenzione con un topless o con insomma dei perizomi o dei tanga a volte non è propriamente elegante. Magari lo fate nelle spiagge apposite o comunque in orario in zone in cui insomma almeno non ci sono i bambini. Poi se volete farvi notare in altro modo, liberissime, però io ve lo dico. Vi do l'indirizzo di Pico, che così scrive tutto quello che pensate di lei. No, devo dire insomma che noi, sei d'accordo Lisa con il vademecum della buona fashion blogger che va in spiaggia, anche della ragazza insomma? E, sì, perché io mi sono accorta tante volte, no, che ci sono un sacco di ragazze fashion a Pescara, cioè a Pescara la moda piace un sacco, noi siamo proprio... è proprio bella la gente pescarese, però tante volte scivolano sulla buccia di banana, capito? E questa è una cosa che va evitata. Diciamo anche un'altra cosetta, questo regolamento, questo bon ton potrebbe essere rispettato anche nelle spiagge libere, dove non c'è insomma il confine tra un ombrellone e l'altro, che anche in quelle a pagamento sembra essere scomparso, perché spesso ci ritroviamo tutti con le sedie dentro un altro comunque. E poi insomma soprattutto l'educazione per quanto riguarda insomma vedere se si dà fastidio al vicino oppure no, perché purtroppo spesso è difficile quando si stanno tanti ombrelloni sempre più vicini adesso, no? Si cerca di aumentare il numero di ombrelloni mettendoli vicini, a volte si dà fastidio al vicino senza accorgersene, questo poverino prende, chiude tutto e se ne va, e quindi praticamente lui deve arrendersi a quello che ha intorno. Però insomma poi voglio dire, per il resto ovviamente non l'ho detto perché lo considero insomma scontato, inutile, ma... le cartacce no, per terra, l'amore di Dio, cioè se fumate cicche di sigarette, cartacce, i rimasugli delle pizze, dei gelati che cascano per terra, no, per l'amore di Dio no. Suggerisco per i fumatori bicchieri di carta con dentro la sabbia, che è un posacenere sempre fai da te, molto, molto comodo. No, ma anche perché insomma il buon esempio è anche contagioso in tanti casi. Se tu vedi che quello vicino si alza per buttare una carta e fa questa fatica, lo fa anche quello dopo di te, perché dice oddio adesso mi guardano tutti che butto per terra la carta. E comunque insomma è sempre un'ottima cosa anche per quando si gira per la città, per strada, vero? Sì, assolutamente. Lisa, vuoi aggiungere qualcosa in vista di questo weekend di sole al mare? Ma quello che ha già spiegato Jessica è sufficiente. Io volevo solo aggiungere una piccola cosa. In questo caso l'argomento è legato al mare, quindi alla stagione estiva che sta per iniziare, però non sarebbe male avere un po' di buon senso e un po' di buon gusto anche al di fuori del mare. Diciamo che di errori, orrori, non solo nello stile ma anche nell'educazione, ne vediamo tutti i giorni. Ecco una piccola cosa che io ho sottolineato. Facci qualche esempio, perché sì, sennò non... Infatti una piccola cosa generico. Che ho sottolineato più volte nel blog è l'uso dei leggings. Questi... Ce l'abbiamo negli ultimi post? No, negli ultimi. Roba no. Vecchia. Questi amati odiati leggings, per favore utilizziamoli con una maxi maglia, un vestitino. Ecco, non li usiamo come pantaloni perché non sono pantaloni. Non sono pantaloni. Siete belle lo stesso. Solo che non fate ridere, che è un ritorno assolutamente positivo. Quindi, ma tra l'altro poi il leggings con il caldo non si conciliano. Ma ci sono dei leggings molto molto leggeri adesso, quindi anche sì, colorati, si possono reali. Portare. Diciamo che lasciare qualcosa all'immaginazione è sempre una carta vincente? Assolutamente. Proprio per prenderla sì. alla larga con romanticismo? Assolutamente, prendiamola alla larga però. E poi invece vi volevo chiedere, sapete che con il caldo, io noto poi, questo magari è il mio punto di vista, si tende insomma un po' a...
creare delle combinazioni per restare comodi, per stare veramente poco urbane. Perché un conto è girare per casa, un conto è uscire per strada in condizioni, insomma, da... Io capisco la sofferenza del caldo, vogliamo dare un 2 o 3 abbinamenti da evitare? Così. Io le dico nella prossima puntata. Ah, le avevi preparati? Eh sì, tolto il punto 2, vestirsi in modo comodo. Vogliamo parlare degli shorts per questo weekend, come si abbinano? Ma gli shorts li possiamo abbinare anche semplicemente con un paio di sneakers e una t-shirt bianca oppure una t-shirt nera. L'importante è che ogni shorts, ogni abito corto ha poi la sua fisicità, ecco, e il contrario, ogni fisicità ha il suo abito. Quindi insomma, se si è un po' rotondette o se si hanno dei fianchi larghi, è meglio coprire, ecco, la parte sopra, ecco, evitiamo delle gonne troppo corte, qualcosa di più lungo, tanto possiamo essere ugualmente femminili. E poi insomma, perché far vedere tutto, mostrare tutto? È più bello, come diceva prima Francesca, il vedo non vedo, perché stimola di più l'immaginazione. Una cosa. Parli, prego, intervenga, Peacock, vada. Se volete mettere uno short, e magari anche non adesso perché sta arrivando la bella stagione, ok, grazie a Dio è arrivata, però io ho visto questa primavera tante ragazze della mia città indossare gli short con i collant velati chiari. No, cioè proprio è brutto il collant, sì. Velato è brutto di suo, con la gonna figuratevi con lo short e le sneakers. No ragazze, vi prego, non lo riproponete a settembre, fatemi sto favore. No, non si può vedere. Non so che dire, non l'avevo mai sentita questa cosa. È vero, sì. Esiste, l'ho visto. Ma d'estate fanno questo, cioè le calze d'estate. L'hanno fatto praticamente per tutto maggio, perché la voglia di mettere lo short era tanta, però sentivano anche freddo, quindi hanno provato a mettere la calza, però è proprio brutto. Cioè se volete soffrire, soffrite. Capito, perché poi la bellezza è sofferenza, perciò la fai tutta, però a metà non va. Non la fai niente. Ecco. Cioè prendete freddo come noi, così almeno vi togliete dalla coscienza il peso. Io volevo far vedere una cosa sulla pagina di Jessica Peacock a Peacock's Point. Se ne parla molto, lo vedete questo braccialetto fatto con il centimetro della sarta? Questo va veramente di moda. Noi l'abbiamo incontrato in due diverse scuole di moda a Pescara e devo dire che veramente è un trend che va molto, c'è cioè una grande pubblicità. E la Jessica Peacock questo ce l'aveva da tanti mesi. Sei antesignana, sei, eh? Ah, diciamo che stai ho avanti. Previsto che sarebbe andato. Ho previsto anche i numeri. Ma mi piaceva. Ma anche i numeri prevedi, possiamo usarti per farci i soldi. Direi vediamo di... anche un attimo Fashion Culture. Questo è il blog di Lisa. E come vedete, insomma, lei questa collana la conosco. Sì. Questa collana credo che stesse a Bistro la settimana scorsa, sì, vero? Sì, sì, è proprio lei. E poi si vedono tutti i pacchetti che gli arrivano a queste fashion blogger. Ogni tanto mettono le foto appena arrivati, cioè a voi vi mandano la roba ta-ta-ta così. Essere fashion blogger vuol dire ricevere tanti pacchetti, ragazzi, altro che quello che strilla quando arriva il fattorino. Perché quelli pagano per far arrivare il fattorino. Che devono parlare, devono fare recensioni, perciò... A volte anche noi paghiamo, cioè, a volte gli ordini su internet, come li spieghi? Sì, sì, no, ma nel vostro caso sono anche pacchetti gentilmente recapitati per provare il prodotto, testarlo e dare anche il vostro parere, certo. Giusto? Capitare, state indossando sì. Qualcosa che vi hanno mandato, io non lo so? Così posso farmi spaccare il fegato da solo? Ah, no, no, oggi no. Tutta roba vostra? Lavorare. Allora, per la prossima settimana io già so insomma che Pico che c'ha un'altra regoletta del bon ton della... Certo, parliamo di abbigliamento, ho già preparato le slide con i vestiti che insomma sono consigliabili, che potete mettere benissimo con degli abbinamenti, dei total look, quindi facile. Poi gli orrori da evitare ne parleremo. E anche Lisa ci deve portare un po' di cose da non fare, i don't, eh? Sì, facciamo i don't fuori la spiaggia, ecco, anche per la sera e l'aperitivo, perché no? Esatto, perché adesso ci saranno gli aperitivi in spiaggia. Adesso noi abbiamo ricevuto in diretta un post da Simone Racioppo, no, che ci sta guardando
e ha detto che gli manchiamo tanto. Perciò noi tutte quante insieme mandiamo un bacio a Simone, che oggi non è con noi perché sta facendo delle prove per un abito da sposa, perciò adesso si avvicinano le date dei matrimoni e il nostro stilista è super impegnato, e quindi però vedi che c'è senso di colpa, ci guarda, eh? Hai capito? Sì. Così la prossima settimana si deve far perdonare, vediamo con che abito, perché poi Simone si fa perdonare sempre così. Perciò insomma noi vi abbiamo detto quello che vi aspetta la prossima settimana, più tardi pubblicheremo la puntata integrale sempre sulla nostra pagina Facebook, ve la faccio rivedere, di Bistro 2.0, eccola qua, perciò da qua trovate tutto, qualsiasi informazione ci scrivete in posta per fare richiesta alle nostre fashion blog, per chiederci, non so, un approfondimento su qualcosa, volete sapere, oppure sulla realizzazione dei make up che abbiamo fatto in queste puntate, ci scrivete e noi insomma cerchiamo di soddisfare tutte le richieste. Ringrazio tantissimo Jessica Peacock, la nostra fashion blogger. Grazie a te, grazie a voi che ci seguite da casa. E Elisa di Fashion Culture, un'altra fashion blogger che ormai insomma è di casa, a Bistro, ci fa tanto piacere. Grazie a te. Perciò noi vi diamo appuntamento con Bistro a giovedì prossimo, grazie a tutti.